Una bellissima iniziativa in Frazione Campo, nata dalla Croce Rossa di Castellamonte in collaborazione con la società. Sì, noi siamo molto contenti di aver partecipato a questa iniziativa. In realtà è stata un'iniziativa della società di campo, del presidente della società, di Adriana e di tutta la sua famiglia. Ci hanno chiesto di fare questo corso che si è articolato in vari momenti, dal corso di primo soccorso al corso all'abilitazione per il defibrillatore. Quindi è molto importante che una frazione come campo abbia partecipato in modo così massiccio questa iniziativa e speriamo che sia di buon esempio per tutte le altre frazioni. Infatti sono state tantissime le persone che hanno partecipato e anche i bambini. Sono moltissimi, sì, i bambini sono stati bellissimi, sono bellissimi. Oggi sono stati truccati e stanno facendo le simulazioni con i clown. Hanno imparato molte cose, hanno fatto le simulazioni della chiamata di emergenza, quindi ben ben, siamo molto contenti. Una bellissima iniziativa che è in aiuto alla frazione, oltretutto è stato posizionato un DAE esterno alla società. Sì, noi praticamente in collaborazione con il gestrice del bar che in prima persona si è dedicata in tutto per tutto per realizzare questa cosa, in collaborazione abbiamo cercato di fare una cosa per il paese. In una piccola realtà cerchiamo di tenere vivo la comunità. Questa qua è stata un'occasione per poter portare a campo un DAE che nessuna frazione al momento è stato organizzato. Poi abbiamo interpellato la Croce Rossa che giustamente senza di loro non avremmo potuto organizzare queste cose e ci hanno dato una grossa mano per realizzare e portare a termine il nostro progetto. Quindi speriamo di aver fatto piacere a tutti. Visto la partecipazione della gente che è stata massiccia, confido che sia stata una cosa positiva e sentita da tutti quanti. Grazie a tutti. Il DAE è stato acquistato grazie al contributo di una famiglia molto vicina alla Croce Rossa? Assolutamente sì, il defibrillatore semiautomatico è stato acquistato grazie al contributo in memoria di Roberto Bozzello, papì per tutti noi, storico volontario della Croce Rossa di Castellamonte e che ha voluto ancora una volta dimostrarci che comunque c'è sempre vicino. Ed è stata anche posizionata una targa? È stata posizionata una targa proprio dove c'è il defibrillatore che recita con la speranza di non doverlo mai utilizzare, papì.